Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è Ballum Party TV. Oggi è tornato a trovarci Ismaele Toma. Ciao Ismaele! Ciao Cristian, bentrovati ragazzi! Come va Ismaele? Tutto bene, tu? Bene, bene, bene. Ismaele arriva da Casarano, in provincia di Lecce, e il suo negozio si chiama Ballumlandia. Che ci fai vedere oggi? Una bella composizione natalizia. Bene, siamo in tema. Grande o piccola? Grande. Ci sta qua dentro? Credo di sì, spero. Va bene, proviamo. Okay. Ragazzi, allora, buona visione, vi lascio con lui e buon Grazie. Divertimento. Ciao! Allora, iniziamo con la presentazione del materiale che andremo ad utilizzare per questa composizione. Lattice Gemar è di diverse misure e diverse colorazioni. Andremo a lavorare su una base organic, palloncini modellabili e due foil grabo, lo schiaccianoci ed un candy cane. Pronti per partire! Iniziamo col gonfiaggio e assemblaggio di terzine o quartine di diversi colori. Io ho utilizzato il green shiny, il gold shiny e poi semplicemente lattice rosso e bianco. Adesso fatto questo vi mostro come realizzare una semplice sfera natalizia. Per la realizzazione della nostra sfera utilizziamo un 19 pollici rosso, un 13 pollici gold shiny e dei palloncini modellabili di 4 rosso e gold shiny. Allora, inizialmente abbiamo bisogno per la nostra sfera di un appiglio, quindi possiamo utilizzare anche tranquillamente una piccola perlina. Noi abbiamo la comodità del nostro palloncino, prendiamo un D4 e creiamo dei piccoli nodi. Creando così una piccola pallina, vado a tagliare l'eccesso. Prendo il mio 19 pollici e inserisco la pallina all'interno. La faccio scivolare fino all'estremità superiore del palloncino. Una volta fatto questo, prendo, tiro la pallina e vado a bloccarla con il mio modellabile. Questa volta invece il modellabile in eccesso lo lascio perché mi servirà per appigliarmi nella parte superiore. Ora vado a gonfiare la sfera. Eccola qui, non importa la misura, viene fatta in proporzione della composizione che si sta realizzando. Quindi una volta fatto questo vado ad annodarlo, quindi chiudere la sfera e passiamo a realizzare la parte superiore. Allora prendiamo il nostro 13 pollici e lo andiamo a gonfiare. Lo annodiamo, ovviamente andiamo sempre in proporzione della sfera. Adesso dobbiamo realizzare una torsione a mela, quindi prendiamo un modellabile, lo leghiamo all'estremità del ciccetto, okay. Adesso prendo e spingo dalla parte opposta. Una volta fatto questo, giro per avere in mano l'appiglio e prendo un altro modellabile e vado a bloccare la mia torsione a mela. Ecco, adesso una volta fatto questo vado ad assemblare la parte di sotto della sfera con la parte di sopra, quindi prendo i due modellabili, li congiungo e faccio un nodo. Ovviamente le parti in eccesso vengono rimosse. Manca la parte del gancio della nostra sfera, quindi prendiamo un palloncino modellabile da sgonfio e diamo giusto un colpetto d'aria e lo chiudiamo semplicemente.
dividiamo in questo modo, così, e vado ad appigliarmi nella parte superiore dove avevamo lasciato l'aggancio, il nodo, ok, e vado sempre a rimuovere l'eccesso, così, in questo modo. Per completare poi prendiamo un D4 lo annodo e vado a creare due pinch twist, quindi faccio una prima pallina, blocco, faccio una seconda, okay. E adesso vado a chiuderla intorno alla nostra torsione a mela. Noi facciamo questo e ovviamente andiamo sempre a rimuovere l'eccesso. Ecco fatta la nostra sfera. Adesso andiamo a realizzare un altro piccolo dettaglio della nostra composizione, che sono delle lucine di Natale. Abbiamo 4 palloncini 5 pollici di colore diverso e 2 modellabili neri di 2. Allora iniziamo semplicemente dando una piccola pressione d'aria all'interno del nostro palloncino 5 pollici. Quindi poi prendiamo e semplicemente annodiamo. La stessa cosa facciamo per gli altri. Qui, queste sarebbero le nostre lampadine, ok? La stessa cosa facciamo per quanto riguarda i D2. Semplicemente si dà una lieve pressione per far entrare l'aria all'interno del modellabile. Facciamo sia per uno che per l'altro. Annodiamo ovviamente per trattenere l'aria. Uniamo fra di loro i modellabili. Facciamo un doppio nodo, tagliamo sempre via l'eccesso e adesso vado semplicemente ad applicare le mie lampadine al loro filo. Ovviamente tolgo sempre l'eccesso. Ecco qui le nostre lampadine di Natale, che ve ne pare? Ora prendiamo il nostro foil grabo, che poi sarà il protagonista della nostra composizione, e lo andiamo a gonfiare. Eccolo qui, non è bellissimo? Adesso prendiamo anche il nostro candy cane e ora si passa all'assemblaggio del tutto. Per la nostra scultura natalizia abbiamo utilizzato una struttura realizzata artigianalmente, ma ne trovate tante sul sito di Balloon Party. Adesso passiamo all'assemblaggio dell'intera composizione.
Ecco terminata la nostra composizione. Allora, ricapitolando, abbiamo usato una base organic e abbiamo inserito dei dettagli come le lucine di Natale, la sfera, i due meravigliosi foil come lo schiaccianoci e il candy cane. Che ve ne pare? A me piace un sacco, soprattutto le lucine, e adesso che sono lucidate ancora di più. Poi c'è il soldatino che è bellissimo. Tu ti sei divertito? Tantissimo. Bene, adesso ti porti a casa una bella composizione da mettere in vetrina. Senz'altro. Bravo, bravo. Spero vi siate divertiti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like se vi è piaciuta questa puntata e fate delle domande qui sotto che ci sarà Ismaele a rispondervi. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon Natale. Ciao! Ciao!